tutti ragazzi e benvenuti nella nostra videocarriera giornaliera. Oggi cominciamo con il replay di FA Cup. Nello scorso episodio, quello uscito ieri sera, spero che nessuno se lo sia perso, abbiamo sfidato il Fenerbahce in Europa League e giocato la finale di Capital One Cup. Adesso andiamo a giocare il replay di FA Cup e, come ben sapete, dobbiamo fare a meno del nostro Raul Jiménez, che è stato squalificato. Allora, io sistemo la formazione, raga. Alla fine sappiamo che abbiamo tante alternative. Provo a mettere la migliore formazione possibile e andiamo a giocarci il replay di FA Cup. Giochiamo con Meret, Mario Rui, Umtititá, Manquillo, Dalmeida, Reid, Donsa, Roberts, Martinez e Melane. È un 4-3-3, 4-3-2-1. Tutto pronto, buona partita a tutti, mi raccomando, forza Fulham, dai! Replay di FA Cup, Aston Villa Fulham. Dopo lo 0-0 della scorsa partita, andiamo a sfidare l'Aston Villa per provare a passare il turno di FA Cup. Siamo agli ottavi di FA Cup, raga. Sappiamo che possiamo farcela perché abbiamo le capacità per farlo, ma dobbiamo stare molto attenti ai giocatori giovani e forti dell'Aston Villa. Ecco qua le squadre che salutano per l'inizio della partita. È tutto pronto, le formazioni già le sappiamo. L'arbitro mette la palla in mezzo al campo e si può cominciare. Qui inquadrato dovrebbe essere forse Delph, e l'arbitro è Gavin Mulsfield, l'inglese naturalmente. Si comincia, buona partita a tutti, buon replay di FA Cup, dai raga. Martinez in avanti per Reid, Reid tiene palla, serve Melano, Melano allarga per Roberts, Roberts uno contro uno, Roberts lo salta, viene fermato, dovrebbe arrivare il giallo, invece no. Dalmeida recupera palla molto bene, poi dietro per Tà, larga la palla per Manquillo, Manquillo dentro per Melano, Melano fa partire Manquillo, bella palla, può andare Manquillo sulla fascia, Manquillo, Manquillo, non c'è nessuno in mezzo, Manquillo corre, prova a buttarla in mezzo, deviazione poi Martinez, clamoroso, la deviazione di Bakuna, la palla stava per entrare. Calcio d'angolo, non faccio battere a Donsa come mi avete sempre consigliato, quindi la palla va a Roberts e batterà lui col mancino. Roberts, il cross è ad uscire per la testa di Tà, palla fuori, bravissimo Umtiti, Roberts può lanciare Melano, può andare Lucas, Melano, Melano, uno contro uno, Melano spacca la porta, Lucas, Melano al 21esimo minuto, vantaggio Fulham, vantaggio del capitano, l'argentino Lucas Melano, che parte e poi distrugge il portiere avversario. Non ho tirato proprio così forte, anzi l'ha angolata un po', ho tirato anche un po' male, comunque l'importante è che la palla sia entrata. L'1-0 di Lucas Melano, Fulham in vantaggio. Non dobbiamo farci prendere dalla foga, raga, dobbiamo stare tranquilli perché nonostante sia arrivato il vantaggio è una partita apertissima. Qui la palla è per Dalmeida, che fa 6 a Reid, Reid vede partire Roberts, prova a servirlo, palla troppo lunga, se ne va Kojak, chiude tutto Donsa, Donsa molto bene, Donsa bravissimo, poi la palla in avanti per Melano, Melano appoggia per Dalmeida, Dalmeida, Dalmeida larga per Mario Rui, può andare Mario Rui, Mario Rui salta l'uomo però poi sbaglia completamente, doveva servire Martinez. Tà di testa, Roberts appoggia per Melano, Melano la fa scorrere, Melano, Melano, la porta Melano, può andare, scatenato, Melano, rientra, Melano, ha la palla sul destro, che schifo. L'ex Lazio, Kozak, la mette in avanti, chiude tutto Donsa, poi dall'altra parte per Mario Rui, che fa salire molto bene Dalmeida, Dalmeida centralmente vede Melano, lo serve, Melano, si gira, Melano la tiene, Melano, Melano aspetta i suoi compagni, Melano, Melano la perde contro Bakker, Roberts col tacco, poi Melano, ancora Roberts, Roberts, Roberts la tiene e fa salire Donsa, Donsa in avanti per Manquillo, può andare il terzino, Manquillo, uno contro uno, se ne va Manquillo, Manquillo, fino in fondo, Manquillo, va il cross dentro per Martinez, il palo interno, Roberts l'appoggia per Melano al volo, la palla che sfiora il palo va sul fondo, Westwood in avanti per Luna, Luna la mette dentro, il palo stavolta però era fuori gioco, era fuori gioco raga, un palo anche per la Aston Villa anche se a gioco fermo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 Fulham, ma andiamo alla ripresa raga, ma stiamo giocando una grandissima partita. Possiamo fare ancora meglio, speriamo di segnare ancora. Comincia il secondo tempo di questo replay di FA Cup. Luna chiude tutto Mario Rui, Melano è un contropiede, Melano, Melano sbaglia lo stop, poi Donsa molto bene, Martinez, mettila dentro, Melano, Melano, Melano! Cosa ha preso? Cosa ha preso il portiere avversario? Rivediamo la conclusione col piattone, con la spalla la prende. Kozak se ne va, Kozak la riesce a mettere dentro, chiude tutto Umtiti. Poi Melano la mette giù perfettamente, se ne va Melano, Melano, Melano si ferma, Melano salta l'uomo, Melano, Melano, Melano fa partire Roberts, può andare Roberts,
Roberts più rapido, Roberts salta l'uomo, Roberts la perde però. Roberts la recupera, bravissimo, astuto. Roberts riesce a metterla dentro, no, deviata. Roberts ancora, incredibile, la mette dentro per Martinez che non ci arriva. Palla sul secondo palo di testa, Weigman. C'è il pareggio inaspettato dell'Aston Villa. Uno dei loro primi tiri in porta, segna il gol del pareggio al 70° minuto. Weigman. L'assist di non so chi, forse di Delph, sì, sul secondo palo, e Weigman la mette di testa sotto l'incrocio di palo. 1-1. Raga, siamo al 76esimo, triplice cambio, escono Martinez, Roberts ed Almeida per Mopai, Adama e Martin Odegaard. Speriamo che questo cambio ci aiuti a vincere questa partita. Adesso non giochiamo più con il modulo di prima, il 4-3-2-1, ma con un 4-2-3-1. Dai raga, proviamoci. Carlos Sanchez se la può mettere giù, Melano prova il pressing, niente da fare. E finisce con la partita 1-1. Raga, si andrà ai tempi supplementari. Cominciano i tempi supplementari. Raga, speriamo bene, sarà una partita infinita questa. Va dentro, chiude tutto un TT, appoggia addirittura Meret, che con i piedi si raccava abbastanza bene. Riserviene anche Odegaard. Odegaard per Donsa. Corre Donsa, ancora tanta gamba e tanto fiato. La palla è per Melano, Melano per Maupai. Maupai salta l'uomo, è freschissimo Maupai. Può andare Maupai, Maupai, Maupai viene fermato da Senderos. Umtiti chiude ancora, poi Mario Rui, in avanti. Odegaard molto bene per Maupai, Maupai dentro per Melano, Melano prova a girarsi. Melano, Melano, cosa ha fatto Melano? Melano, piazzala, palla fuori, non ci credo cosa aveva fatto Melano. Non ci credo, con che giocata aveva saltato Carlos Sanchez. Poi non è riuscito a piazzarla sul palo più lontano. Peccato, che occasione per il Fulham. Finisce il primo tempo supplementare, 1-1 ancora. Si va al secondo tempo supplementare, raga. Speriamo di non arrivare al rigore. Meret con le mani, subito fa partire Odegaard. Odegaard per Reid. Reid può andare, la palla per Adama. Centralmente Odegaard. Odegaard può andare, centralmente per Reid. Reid, bene l'inserimento con l'esterno per Melano! Melano! Sempre lui! Fenomelano! Fenomelano! Proprio alla fine! 113° minuto! Secondo tempo supplementare! La speranza! L'intuito di Melano a farsi trovare pronto e poi col sinistro a metterla dentro! Il 2-1, la doppietta di Lucas Melano! E ricordatevi, Fenomelano, anzi hashtag fenomenano. Raga, manca veramente poco e adesso la Aston Villa ci proverà proprio fino alla fine. Qui la deviazione, la palla dentro, un TT molto bene, poi Reid. Altro fallo inventato, continuiamo così. Adama la tiene, Adama dentro, Odegaard per Melano, Melano dentro, ce l'ha solo Maupai. Maupai fa il palo, ancora palla rimane lì, niente da fare, ma che sfortuna. È finita raga, è finita. Si vola ai quarti di finale di FA Cup con tanto cuore e tanta grinta, raga. Complimenti davvero. La Lazio hanno delle scarpe che camminavano da sole. Non una bella scena. Comunque, perfetto, raga. Sono davvero contento. Andiamo alla seconda partita di questo episodio. Doppietta di Lucas Melano. E ricordatevi, hashtag fenomelano. Dai, premio torneo 180.000 euro, grazie, siete gentilissimi, davvero non volevo così tanti soldi. Allora, c'è la partita contro il Burnley, se non sbaglio, dovrebbe essere lo stemma del Burnley, e infatti è così. Giochiamo in casa a Craven Cottage, e sapete che in campionato sì, stiamo andando bene, però sono diverse partite che pareggiamo, comunque rischiamo tanto. Allora, voglio scegliere queste, mi piacciono. Nevica, calma, pallone, raga, mi sono ricordato. Allora, il pallone mettiamo quello arancione e spero nel prossimo episodio di ricordarmi. So che avete scritto di mettere il predefinito, ma i palloni del predefinito a volte fanno cagare. Fanno cagare, basta. Mettiamo questo bruttissimo. Ok. Allora, sistema la formazione. Torna Raul Jimenez, torna anche Valencia. E adesso diamoci da fare per finire in bellezza questo episodio. Fulham, Burnley, la formazione la potete leggere qui quanto a me. Adesso andiamo al match. Forza Fulham. Craven Cottage, sotto la neve quest'oggi. Fulham, Burnley, partita di campionato. Il Fulham deve continuare a stupire in campionato perché sta facendo un campionato davvero strepitoso. Possiamo fare ancora meglio. E andiamo a giocare. Buona partita a tutti. Saul dentro per Bentaleb che si fa anticipare. Poi bravissimo Saul con la punta. Serve Masuaku che salta l'uomo. Sarà Masuaku, Masuaku, vede Villalba e lo serve, può andare Villalba sulla fascia. Villalba, Villalba, rientra, Villalba riesce, poi la mette dentro un secondo palo per Elionussi. Mohamed, Elionussi, 1-0 Fulham. La rete del norvegese Elionussi che di testa in sacca sul cross di Villalba.
Villalba da oggi, comunque da questo episodio, grazie a voi, si chiamerà El Loco. E molti di voi sapranno il perché. El Loco Villalba. Villalba salta l'uomo, Villalba con l'esterno per Masuaku. Villalba col destro! La parata del portiere avversario. Chiude tutto Saul, poi Bentaleb viene anticipato. Hutchinson la perde. Occhio qua l'intervento. Non è rigore, no, no. No, calcio in rigore. Fallo di Bellerin. Voglio rivedere questo fallo clamoroso. È morto. Calcio in rigore. Sillessen contro... non so chi andrà a battere, del Barley. Ne so come prima. Ok, Barnes. Barnes contro Sillessen. Vai Sillessen. No, l'ho preso anche questo, raga. Ho preso anche questo. Basta. Voglio un sacco di memes con scritto Kumpara rigore. Dai, ho preso anche questo rigore. Dovete... voglio che qualcuno faccia il calcolo di quanti rigori ho parato col Fulham da quando alleniamo il Fulham. A parte che Sillessen è entrato poi dentro la porta. Raul Jimenez. Raul Jimenez. Diversione del difensore però. Povero Raul Jimenez. Non riesce. Guarda, con la punta l'aveva messa dentro il difensore. Era gol di Raul Jimenez, ma la deviazione è stata decisiva. E quindi autogol e 2-0 Fulham. Raul Jimenez con le mani. La palla è per Masuaku. Masuaku la tiene. Masuaku dentro per Villalba. Villalba, uno contro uno, Villalba! Villalba! Cosa ha fatto Villalba? Numero sul difensore avversario! È loco! La mette dentro! Rivedete, guardate! Numero incredibile! E poi col destro batte il portiere avversario. 3-0, era tantissimo tempo che non dominavamo così bene una partita. Entrano Melano e Mopai per Raul Jimenez e Valencia, lo spazio anche un po' agli altri. Qui la palla è di Villalba che la butta dentro per Melano, la traversa! Palla fuori, peccato. Povero Melano, appena entrato stava per mettere dentro il gol del 4-0 ma non c'è riuscito. Melano in avanti per Maupai, ma finisce qua la partita 3-0, raga. Una partita perfetta. Non abbiamo subito quasi nulla a parte calcio e rigore, però parato. Ho parato l'ennesimo calcio e rigore e sono stracontento di ciò. Andiamo al menu principale, raga, dopo aver vinto anche questa partita, dopo aver passato il turno in FA Cup. Ok, raga, possiamo fare l'offerta ad Hutchinson. Una di Hutchinson che chiede 35.000, è vero che poi possiamo venderlo volendo, però non voglio farmelo sfuggire. Ruolo chiave, 35.000 tra di contratto è quello che chiede lui. Dai, speriamo bene che il nostro capitano rinnovi. Allora raga, adesso anche questo episodio della video carriera giornaliera è finito. Vi chiedo di lasciare come al solito un bel pollice in su. Come da voi richiesto, ecco Ahmed Musa. 4 presenze, 0 gol, 0 assist. Non ha fatto nulla Musa al PSG, peccato, poverino. E poi per il resto non ci dico neanche se è cresciuto. Secondo me è rimasto di overall come l'abbiamo lasciato noi. Meglio ancora. Allora ragazzi, adesso l'episodio è finito. Vi lascio con Musa, vi lascio con questa schermata. Sì, anzi, torno indietro. E io vi chiedo di lasciare come al solito un bel pollice in su. Vediamo di arrivare almeno a 1500 like per questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste due partite. E mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale con il TV Angelo Fritti. Passate da Instagram, dobbiamo arrivare a 4000 prima possibile. Siamo a 3681. Dai raga, adesso è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.